Maffeo, probabilmente attorno ai 25 anni, è raffigurato seduto, in abito da protonotario apostolico, carica alla quale fu nominato nel 1593. Indossa una biretta nera, una mantelletta in seta moiré grigia foderata di rosso, su un rocchetto pieghettato con polsini ricamati. Distolto dalla lettura, appoggia la mano destra sulle pagine di un libro aperto, che a sua volta è appoggiato su un volume chiuso. Un vaso di vetro veneziano con fiori, garofani, gelsomini e rose bianche, è appoggiato sull'angolo di un tavolo coperto da un panno di velluto verde. L'artista stabilisce un rapporto dinamico fra chi guarda e il soggetto. Il momento privato è come se fosse interrotto dal nostro arrivo. Maffeo ci accoglie con una certa aria di riservo, alzando gli occhi dal libro e ritraendosi nella sedia. In un certo senso egli sembra quasi assorto, come se fosse ancora immerso in ciò che stava leggendo. Probabilmente un libro di poesie di soggetto amoroso. Il giovane, colto e ambizioso Maffeo Barberini è stato catturato come una presenza viva. E la quotidianità di un momento privato assume il valore di un dramma svelato, illuminato da un transitorio raggio di luce. Grazie al restauro del dipinto compiuto da Muriel Vervaat si può aggiungere qualche osservazione che ne rivela chiaramente la paternità caravaggesca. In occasione del restauro di questo dipinto sono state eseguite alcune indagini scientifiche proprio per cercare di capire anche meglio quello che è la tecnica d'esecuzione dell'autore. L'esame radiografico ha proprio evidenziato le tracce di incisioni che sono una delle caratteristiche poi della maniera di procedere di Caravaggio. La radiografia li ha reso molto evidente sulla manica, perché il colore utilizzato per la manica è del bianco di piombo. Abbiamo dunque sia sul cappello, lungo il bordo del volto e dunque lungo il pollice, alcuni tracciati proprio fatti a mano di colore scuro. La sottile variazione di grigi e di neri per suggerire il gioco di luce e ombra sulle maniche è tipica dell'artista, come anche il tornare indietro e rapidamente tracciare alcune lunghe pennellate per definire le pieghe del rocchetto di lino bianco sull'addome della figura. Una volta che la figura era stata impostata, diciamo, incidendo lo strato preparatorio, il pittore cominciava con indicare in qualche modo il movimento e la forma della figura con delle pennellate sottostante molto libere. Nel caso di questa manica, vediamo come questa pennellata di colore che affiora ora perché la superficie abrasa, in realtà ci indica già nel suo movimento sia la forma che il movimento poi spieghezzato della manica. Il dipinto rivela anche altre caratteristiche tecniche che ritroviamo nell'opera del Caravaggio. La figura è stata eseguita per ultima. L'artista ha ripassato i contorni con il colore dello sfondo per accentuarli, lasciando tuttavia, di tanto in tanto, degli spazi fra la figura e lo sfondo dove si vede l'imprimitura, come intorno all'orecchio, il cui contorno è sottolineato da un colore rossiccio.
Dopo la pulitura ci siamo accorti che in realtà non aveva grandi cadute di colori, ma aveva tantissime microabrasioni della superficie. Per cui il ritocco pittorico ha consistito principalmente con la punta del pennello ad andare a richiudere quelle fratture in qualche modo e quelle piccole abrasioni del colore che toglievano in qualche modo la forza anche della pennellata per ridare una certa unità, però senza, come dire, andare a richiuderlo completamente. Dopo questo restauro, il ritratto di Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII, si aggiunge alle opere certe del grande Caravaggio.